davanti a me. L'aria seria, il volto infossato, sereno, pronto ad aprirsi ad un sorriso leggero. Io guardai nel suo piatto. Era un piatto diviso in due. Da un lato il tuorlo di un uovo e dall'altro un cucchiaio di miele. Eduardo, classe 1900, aveva 80 anni. Parlava dolcemente quando posava il cucchiaio. Dopo tanto tempo, dopo i molti spettacoli e di molti film, finalmente lo avevo davanti. Non lo avevo mai incontrato da solo. Eduardo, 4 anni dopo, se ne andò. Provai dolore. Quel giorno del primo incontro nella casa del quartiere Trieste a Roma avevo in testa qualcosa da chiedergli che avevo il pudore di pronunciare. Mi intimidiva. Sentivo che aveva simpatia per me, che avevo scritto sull'Europeo una breve nota in cui chiedevo perché avesse accettato in un teatro del centro di Milano un pleonastico premio alla carriera, un monumento utile soltanto a chi glielo aveva assegnato, un cumenda senza interessi artistici. Simpatia, perché altrimenti non mi avrebbe telefonato per sollecitare un incontro. Cominciammo a parlare con calma, cercando le parole finché, avanzata la conversazione, io mi decisi a fare una domanda su qualcosa che avevo letto, scritto da lui, proprio sul suo lavoro. Eduardo, ritiene che ci debba essere sempre qualcosa di profetico alla fine di tutto, in ogni sua opera? Che cosa vuol dire con la parola profetico? Che significa? Ero riuscito a stupirlo, forse. Perché Eduardo appoggiò il cucchiaio, sorrise, il volto segnato, lo sguardo curioso, limpido, e in quell'istante mi ricordò una fotografia scattata con la famiglia nel 1908. Al centro Edoardo Scarpetta, ai lati la moglie Luisa De Filippo, Edoardo, Peppino, Titina. In quella fotografia aveva l'espressione di sempre, composta, già adulta. Mi parve di vedere un filo di baffi sulla bocca sottile. Aveva 8 anni e mi rispose: profetico? Profetico. È il sentimento della vita che non può finire con la fine dello spettacolo. Il sentimento di qualcosa che si prepara, di qualcosa che verrà. Sì, verrà.